Ciao, salve, bentornati, benvenuti a tutti a questo nuovo video. Sono qua in mezzo ai boschi che ho appena fatto un buon pranzo e che si vedrà probabilmente anche in un altro video. E sia in questo video, cioè in quel video del pranzo, come in tanti altri, volevo rispondere a una domanda. Però in un certo senso non ci sta. E perciò ho pensato di fare un brevissimo video a parte. Mi è stato chiesto spesso, c'è stato un video sulle scarpe dove spiego un po' la scelta delle scarpe in base a uno schema. Tantissime persone mi hanno scritto, mi hanno chiesto e commentato, ma perché non hai dato anche qualche consiglio sulla scelta o sull'acquisto? L'ho fatto. Io in quel video ho anche fatto delle registrazioni e ho parlato di qualche consiglio. Ma l'ho tagliato fuori perché era un po' una cosa diversa e alla fin fine diventava ancora più lungo. E perciò lo metto in questo video. Buona visione. Cosa volevo dirvi ancora? Prendetevi tempo per provare le scarpe, prendiamoci il tempo necessario a lungo, cioè io secondo me quando entri in una scarpa devi, in teoria non dovresti sentirla, non puoi sentire punti dove c'è una pressione, il venditore ti scarpa e ti dirà ah ma quello col passare del tempo no, non andrà via, cioè peggiorerà e se non sarà in quel punto lì cambierà in un altro posto, allora punti di pressione eccetera. Quando entriamo in una scarpa non dovremmo sentirla, dovremmo subito sentirci a nostro agio. È il meglio, ho appena comprato scarpe trail di nuovo nuove, ne ho provate 7, 8, ne avevo davanti a me e ho preso quella che praticamente non sentivo dove, mi sembrava di avere delle pantofole addosso. Quando andiamo a provare le scarpe o se le proviamo, mettere subito dei calzini adatti, cioè abbiamo dei calzini trekking un po' più spessi anche, un po' più caldi perché comunque andiamo anche periodo un po' più freschi, primavera o autunno. Prendiamo anche gli appositi calzini che prenderemo. Facendo lunghe camminate, il piede, sì, dicendolo in un modo semplice, si allargherà un po', specialmente il pollice, pollice. Specialmente l'alluce, e appunto pensiamo anche a quello, cioè si sente dire anche spesso scarpe da trekking, così prenderle sempre un numero più grandi di quelle comuni che si porta in città o comunque nel tempo libero. E last but not least, calzini. Con i calzini è come con il sacco a pelo, noi possiamo avere il miglior sacco a pelo al mondo. Che non vale niente se non abbiamo un ideale materassino. Noi possiamo avere le scarpe, trekking, eccetera, perfette, ottime, che abbiamo pagato 300 euro, ma non ci sentiamo bene perché non abbiamo dei calzini buoni, professionali, adatti. Adesso non possiamo pensare di andare a risparmiare troppo con i calzini. Servono i calzini ideali. Non vuol dire che adesso dobbiamo spendere chissà che cosa. Si prendono sicuramente dei buoni calzini anche a 10 euro. Però vabbè, non andare a risparmiare lì perché sbaglieremo e anche la migliore scarpa non ci potrà dare delle soddisfazioni. Ecco che abbiamo visto un paio di cose, un paio di consigli, quello che, vabbè, ho promesso anche all'un l'altro, ho scritto prima o poi, lo metterò in un video, ma non aveva senso, è meglio farlo così, fare un piccolo video a parte, perché comunque in molti mi hanno scritto l'un l'altro, si è anche lamentato che non ho dato dei consigli. Adesso, che altro posso dirvi? Sui calzini ovviamente anche un po' per tipologie di attività diverse ci sono anche tipi di calzini diversi, cioè per il trail running magari uso sicuramente un altro calzino che per i trekking,
A me non dispiace personalmente avere un calzino un po' più grosso per il trekking. Queste non sono regole, ok? È un po' gusto come spesso anche, ma comunque quello che voglio dire è che per attività diverse, è opportuno anche usare dei calzini diversi. I calzini, come già detto prima, vengono sottovalutati, sono importantissimi. Nessuna scarpa riuscirà a dare dei buoni risultati se non abbiamo i calzini adatti. La storia del numero un po' più grande che si sente anche ha a che fare anche un po' col volume del piede, che durante il giorno aumenta, ok? Pomeriggio, sera abbiamo magari qualcosina un po' in più di volume che la mattina presto appena ci svegliamo. Io stesso personalmente questa cosa non l'ho mai notata. L'ho solo notata con le scarpe da trail running, che vabbè, dove mi è successo di beccare un numero perfetto, adatto, però ho notato che ogni tanto il pomeriggio mi tocca, se vado a correre pomeriggio, semplicemente le allaccio un po' di meno che quando se vado a correre la mattina. Io stesso, boh, fino a qualche mese fa non avevo mai notato questo, però mi è successo quest'anno di, beh, notare un po' sta cosa, ma non so quanto sia rilevante, perché c'è anche l'un l'altro che dà come consiglio andare a comprare le scarpe la mattina o pomeriggio. Cosa fa senso? Pomeriggio o vabbè, sera, perché lì il piede è appunto un po' più gonfio, ha un po' più di volume. Può succedere che se si va la mattina magari che si prende una scarpa troppo piccola. Ah, qua parliamo veramente di poco, però può essere quel mezzo numero che fa la differenza. Non so se l'ho detto prima, provate le scarpe, si sente anche dire si deve poter avere spazio anche davanti per le dita dei piedi per giocare un po' al pianoforte, ok? Quello deve essere ancora possibile e girate, girate anche per 10-15 minuti in un negozio o se avete ordinato qualcosa online lo fate a casa, girate, dovete sentirvi subito al vostro agio e vabbè, come dico, come delle pantofole, non si devono sentire punti di pressione, niente comode, e lì sappiamo che è una buona scelta, una scarpa buona, adatta. Se nel negozio a casa ci sono delle scale, andate su e giù magari 2-3 volte per capire appunto anche se c'è spazio abbastanza o se magari uscite un po', scivolate un po' fuori dietro dalla scarpa, non è buono, provate anche quello andando un po' su e giù. E poi ci sono tante domande anche sul cuoio o comunque materiale, vabbè, sintetico. Sono gusti, semplicemente gusti. Io non mi fiderei mai di dire che uno è migliore dell'altro. C'è quello che si trova bene, che ha le scarpe da 20-30 anni, forse un po' esagerato, e viceversa. Quello che posso dirvi, quello che uno deve tener conto è che le scarpe in cuoio hanno bisogno di cura e di manutenzione, quello anche spesso, e forse il meglio sarebbe ogni volta dopo che le abbiamo usate, se no si seccano e non hanno quella tenuta e non durano così a lungo. Quella è un po' la maggior differenza, cioè le scarpe in cuoio uno deve appunto pensare a questa cosa. Le altre tipologie, le scarpe sintetiche che troviamo un po' in giro, gli basta a volte una spazzolata, un po' lavare via lo sporco, lasciarle asciugare tutto lì, ma è lasciare asciugare le scarpe direttamente al sole o vicino a una fonte di calore, come magari un termosifone, così semplicemente all'aria da qualche parte e niente, tutto lì. E niente, ci tenevo appunto a fare questo breve video per finire un po' sto discorso delle scarpe con qualche consiglio. E sotto in descrizione, come sempre, vabbè, l'altro video fa senso aver visto anche l'altro video prima di vedere questo. E direi che per questa volta è tutto. Ci vediamo al prossimo video.
alla prossima. Ciao, ciao, ciao.